Io vorrei. E vorrei! In mano vaga che sol vorrei! Me lo dicevi prima, io stamattina scendevo, vediamo che vorrei, venivo qua, cucinavo e te lo, mo che faccio? Non ci parlate proprio. Ah no? No. Scusa. Che volete? Fanno poche. E non può! Io voglio che tu solo mi era mi date un poco! Che dice signore come minimo dovete prendere un chilo! Tu lo mangi solo tu, o riesco a farci, lo buttiamo! Ma che butti? Che ne saci? E se non mi fai parlare, in un bar, non riesco a popatiare! Ah, non hai. Scusa. E il tuo cazzo, fa che il boh tu. Oi! Ah. Acca qua. Andai a sacco, mamma mia! Ho cellulare, lo so! Oh signore! Non ce l'ho in dubbio. Ho sbagliato questo. Lo posso andare. Vai amore, vai. Ma che c'è fatto questo posto? Io l'ho fatto con tanto amore. Ma lo so l'amore, ci sono un po' l'amore, sta solo cazzi, cazzino, che mi serve? Ehi, ma sfini tu! Ma nonna, fratello di Tony. Ma lo so. Bocca a te. Bocca a mamma. Mamma, papà. Che c'è? Voglio farvi conoscere il mio nuovo ragazzo. Nanni a papà, ma come vai? Ma cioè, che si guardi in questo mese? Ma che scherzi hai? Capisco l'evoluzione, ma a casa stai esagerando? Figlia mia, tu mi fai la wifi. In che senso? Pigli per tutto parte. Le vuoi dire qualcosa? Ma ora la passo, Walter. Aspetta, sì, no, ora la passo. Comunque, io volevo organizzare una cena con voi e il mio ragazzo. Lasci poco di tosso, io. No, un momento. Se devo organizzare una cena, si deve fare proprio... Bene, ok? Anzi, io ho un'ordinazione. Certo. Allora, antipasto, frutto e mare, va bene? Antipasto, frutto e mare, va bene, va benissimo. Poi facciamo un bel primo direi un gnocco alla sorrentina per cominciare una cosa, diciamo, usuale. Poi facciamo bello lo cialatiello con le vongole, mi piace. I bacchere, pure di poco, super. No. I bacchere, che vongole, poi facciamo... Su, di sì, poi facciamo anche una bella... Facciamo una bella scalopina, quella là, un po' grusuetta che ci piace assai, poi facciamo un po' di dolce, perché poi tutto riparamento, frutta e dolce. Però il fotografo facciamo fuori un banco. Sì, ma io volevo andare a mangiare fuori. Ma perché? E perché? Perché lui è intollerante ai latticini, è allergico ai crostacei e non può mangiare farinaci. No, e allora buttiamo a mangiare. O guardarello, sanguinato. Comunque papà, lui voleva fare il prete, poi mi ha conosciuto. È avuto la scomunica. No, lui è ancora un uomo di fede, anzi serve la messa tutti i giorni, insegna catechismo. Ma no, allora dopo un bel ragù ci dobbiamo fare la già fa papà. Mi vorresti essere benvenuti, prete, fa un ragù, a me lo costa in mezzo. Per favore, io gli ho detto che voi siete dei grandissimi religiosi lettori del Vangelo, vi prego. E perché c'è questa cosa? Grazie signore che mi ha dato l'opportunità di essere qui con la famiglia Ceruti. Tuoi servi e studiosi della tua parola. Oh, bocca aperta. Fanno loro, grazie. Facciamoci il segno della croce. Sì. Con la sinistra? Con la destra? Con la destra. Non con la sinistra. No, con la sinistra. Con la destra. Ma sono tutte e due, così. Andiamo avanti. Facciamo una preghiera. Già, Manata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore. E c'è lui. Ma ci siamo presentati prima. Ah, ma non mi ricordavo, l'ho detto. Sì, 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 sì. Ah, quindi continuiamo con la preghiera. Continuiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. No, ma veramente c'è qualcosa. Capo di chi? Noi adesso siamo venuti dalla messa. Sì, siamo molto. Ci siamo fatti tutta una messa sola. Tanto, pensi che mio padre era un prete? Cosa? No, di cognome faceva del prete. Del prete. E voi? De Martino. Sono Brugliana all'anagrafe. Sì. Cioè, i giovani devono sempre del prete Martino, cioè, mo' sono tutta la bussina. Sì. Vabbè, io sono devoto della Madonna delle Sette Spade. Mm. Voi? Sette coppe, sette denari e sette bastoni, che proprio. La famosa Rona Rabbe. E voi? Voi cosa? Siete devoto? Ma più di devoto. Ah. Devoto, tre voto, quattro voto. No. Quando pensa che siete blasfemi, fa così. Fischio. Vabbè. Facciamo un'altra preghiera. Angoscia. Che dite, facciamo un po' di mistero glorioso? Poco. Un assaggio. Accendo, perché poi mia moglie ha fatto tante cose. Tanto da mangiare. Rosario. Da venire. Non lo so, quindi siamo in 5? Rosario? Ma la Dariscio che siamo in 4, no? Rosario! Il Rosario, ma fu Rosario! Facciamo un Rosario, cioè. Padre nostro. Ma io vado c'è buffata di gioia e mistero in questa cosa. Ti prego, basta perché è troppo. Amore, ma siamo sicuri che sono devoti? Sì, mamma e papà, devoti. Ma allora, si è da città, sicuro. Papà. Vabbè. Facciamo una domanda. Ma è vero, papà? Non sapevo. È manchino, che sei un trasito. C'è Rudy? Dite, professore. Presente. I 10 comandamenti. Chissà ci te sei. Sei? Chi l'ha di quattro sacci? Infatti, perciò noi ci siamo sposati, che io sapevo sei, e sei di quattro.
Dimmi. Primo comandamento. Primo comandamento, non avrei altro Dio di fuori di... Eh? Tra chi metti, cioè ha scelto proprio a chi sono io e chi si tiro. Cioè, non avrà altro Dio di fuori di me. Me. Ah, ok. Sì. Primo, vabbè. Prima lo sappiamo. Ma se... Chi è il numero uno? Secondo è non nominare il nome... Nome di... Ah, il nome di... Non nominare il nome di Dio, Ivano. Ivano. Ivano perché... Cioè, credo. Chi è Ivano? Invano. Ah, Ivano. Non ho sentito bene. Poi non fare al terzo, non fare agli altri quello che gli altri fanno agli altri, che gli altri fanno agli altri, che gli altri fanno agli altri. Che faccio tu manda la stessa cosa, però cioè, non lo sapevo questo, non conosci. È un aggiornamento che sì. Cioè, mi meraviglio di te, meraviglio di te. Ma sei cattolico? Sì, assolutamente. Anche grandi sbagliano. Cioè. Sì. Onore al padre. Ma poi quattro comandamenti. Onore al padre. Un'ora il padre e la madre, non è che assaltare una coppa per mamma. Un'ora? Sì, come si dice, un'ora è poco. E dove sono assai? Ah, più un magna, eh. Ma come sa così non che... Come mangio più spiace?